Ciao, se stai per partire per l'Australia, ti insegno 10 espressioni in inglese australiano che dovresti conoscere. Numero 1, oh sì. Non sentirete mai un australiano chiamare gli australiani Australian, ma si chiamano invece Aussies. Perché? Perché è più corto ed è molto più carino, proprio come il koala che non vedete l'ora di abbracciare. Numero 2, mate. Hello mate, how are you? Che cosa significa? Ciao amico, come stai? Numero 3, g'day. Invece di dire hello, loro utilizzano g'day. G'day, mate. Numero 4, good on ya. È infatti l'abbreviazione di good on you. Si usa per esprimere approvazione come well done o good job. Numero 5, how are you going? Non ha nulla a che fare con il fatto di stare andando o meno da qualche parte. Infatti gli australiani lo utilizzano come segno per chiedervi come state? Tutto bene? Hai bisogno di una mano? No worries. Che cosa significa? Lo sentirete veramente dappertutto. Il significato reale è sia prego che rilassati. Un esempio? Thank you for inviting me to that barbecue last Sunday. Oh, no worries. I'm stuffed. Ok, gli americani utilizzano questa espressione per dire che sono sazi, mentre gli australiani la utilizzano quando sono stanchi o in difficoltà. Un esempio? I had a tough day today at work. I'm stuffed. Come ultima parola di oggi vediamo dogs. Se andate in Australia dove ci sono spiagge meravigliose, lo sentirete pronunciare moltissimo. Infatti, don't forget your togs today, we're going to the beach. Togs è il costume da bagno. Se state per partire con i nostri stage in Australia, buon viaggio!